Un cofinanziamento spalmato nel triennio 2007-2009 pianificato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dall'Assessorato regionale ai Beni Culturali a sostegno del progetto Primo Teatro. Il progetto, che gode anche di un ulteriore sostegno da parte della provincia regionale e del Comune di Palermo, mira ad elevare il livello qualitativo e culturale del teatro siciliano, sostenendo lo sviluppo delle attività di 5 teatri d'arte che si sono particolarmente distinti per il loro fervore artistico. La pianificazione ponderata e triennale del finanziamento testimonia il riconoscimento da parte delle istituzioni del ruolo centrale del teatro nella cultura e nella tradizione siciliana e di criteri meritocratici adottati nei teatri prescelti che sono il Teatro Libro in Controazione, TIATES, FIDARTE, Cuticchio, il Teatro Garibaldi, Unione Teatri d'Europa e il Teatro dei Quartieri. Oltre a numerosi spettacoli in calendario, il finanziamento sosterrà numerosi laboratori teatrali al fine di formare e valorizzare i talenti nostrani, spesso costretti ad emigrare altrove per tesaurizzare le loro doti artistiche. È un progetto triennale dove si mette in mostra la qualità del nostro teatro, che aggiunta all'approvazione della legge regionale proprio dà la dimostrazione di come finalmente è cambiato il sistema anche culturale rispetto al teatro, nel senso che puntiamo molto più sulla qualità che sull'assistenzialismo. I 5 teatri storici di Palermo, molto importanti, hanno presentato assieme a provincia, comune e regione un progetto che è arrivato tra i primi a livello nazionale e che quindi nei prossimi anni coinvolgerà certamente tutta la città di Palermo, le periferie e la provincia in una proposta teatrale di altissimo spessore. I giovani sono intanto coinvolti nei laboratori che noi facciamo per diffondere un'idea critica e profonda del teatro. Noi ci interessa il teatro del profondo, non il teatro della facile consolazione.